Spesso lei ha parlato ai giovani, ancora si è ricordato nel flash mob e prima messa martedì, ma penso per esempio anche alla tradizione simboli dell'anno scorso, quando ha invitato i ragazzi a mandare un sms, un whatsapp a colleghi, amici, magari conosciuti all'Erasmus di altri paesi del mondo, dicendo: il mio vescovo chiede di dire che siamo tutti europei. I ragazzi, ce n'erano 5.000 in Duomo, erano entusiasti. Prego, Eccellenza. Grazie, grazie molte anzitutto di aver pensato a questo convegno e di aver invitato relatori che ci aiutano a pensare. Grazie di essere qui e di affrontare, di ascoltare, ecco, di condividere alcuni pensieri. È chiaro che io parlo così soprattutto di cose di seconda mano, ecco, non mi sento in grado di entrare nel merito delle questioni, vivo di cose un po' ascoltate e quindi chiederei un aiuto per entrare poi, insomma, dovendo anche prendere decisioni per le elezioni che vengono e per le responsabilità che abbiamo, ecco, mi piacerebbe che maturasse nel nostro dialogare anche nelle settimane a venire anche qualche intuizione che ci possa appassionare di qualcosa di realizzabile, no? Mi pare che le ACLI ce l'hanno un po' nel DNA questo, no? Di coniugare l'idealismo con la capacità di convocazione, di mobilitazione, di sensibilità, ecco, quindi io dirò delle cose un po' così come sono riuscito a pensarle, ma con la persuasione di restare un po' in superficie, ecco, quindi spero che oggi e nei tempi a venire ci sia questo, ecco, che immagine dell'Europa, da dove partiamo, ecco, questo inverno di cui parlava Guzzetti, l'ho ritrovato in tante espressioni, in tante comunicazioni, ecco, per esempio il Papa Francesco in un qualche suo intervento ha detto che l'Europa sembra un po' come una nonna, no? Una nonna, cioè una persona anziana, una persona di buoni sentimenti, una persona a cui si vuole bene, però effettivamente incapace di generare e anche un po' patetica, no? Nel suo ricordare il tempo andato, gli ideali della sua giovinezza. Ecco, una nonna, quindi una riserva di buoni sentimenti, ma in sostanza che non hanno molto a che fare con la realtà, con la concretezza. Ecco, in qualche altra occasione mi è sembrato di poter paragonare l'Europa a un pollaio, ecco, cioè un luogo dove tutti gridano, tutti vogliono beccare qualcosa, ma insomma il recinto è quello lì e quindi bisogna spartirsi la granaglia disponibile, ma ecco, con quella forma un po' di convivenza forzata, di litigiosità quotidiana e poi alla fine di tirare avanti come è un pollaio. Ecco, anche questa non è un'immagine molto affascinante, no? Che possa suscitare molto entusiasmo. E poi qualche altra volta io mi sono fatto l'idea che l'Europa sia in sostanza una banca, ecco, un luogo dove si mettono dei soldi, poi si vanno a ritirare e tutti pretendono di metterne di meno e di ritirarne di più e comunque insomma bisogna riconoscere che di fronte alle emergenze, di fronte tra il tirare la cinghia e l'avere crediti, si riesce anche a uscire fuori da qualche pericolo di catastrofe che forse ciascun Stato di suo non avrebbe saputo o potuto evitare, no? Quindi queste tre immagini
quella dell'Europa come nonna, dell'Europa come pollaio e dell'Europa come una banca, ecco, per quanto banali siano, e tuttavia danno forse un po' l'idea di questa, di questo clima un po' invernale, di questa situazione, da un lato di qualcosa di irrinunciabile, d'altro lato di qualcosa di un po' antipatico, ecco, di un po' che mette un po' a disagio. E a me sembra che il convegno, il titolo di questo convegno, anche l'immagine di questa bambina che innaffia un alberello, ecco, mi hanno indotto a invece a dire: ma io vorrei proporre l'immagine dell'Europa come di una adolescente, ecco, una Europa, una ragazza adolescente. Una ragazza adolescente vuol dire che è generata da genitori imperfetti, ecco, mi pare questo il tipico passaggio dell'adolescenza, quando uno idealizza i suoi genitori, no? I bambini dicono: ecco, tutti i problemi li risolve il mio papà, la mia mamma, mio papà è bravissimo, la mia mamma è bravissima, no? È tutta la piena confidenza. Invece quando uno entra nell'adolescenza coglie che i suoi genitori sono poveri uomini, un povero uomo e una povera donna, insomma, ecco, con tanti limiti, con tante incapacità a capire. L'adolescente generato da genitori imperfetti, questo mi sembra l'Europa, perché a me sembra che anche questa ricostruzione della nascita dell'Europa certamente è stato un momento di idealismo, un momento di tre cattolici veramente esemplari e intelligenti come appunto Schumann, Adenauer e De Gasperi, ecco, però dopo forse tutto questo ci insomma porta a idealizzare un po' la storia dell'Europa, non mettere in evidenza quanto male è stato prodotto in Europa da tutte le guerre, da tutti i colonialismi, da tutte le ideologie che abbiamo esportato in tutto il mondo, no? Quindi questi genitori sono imperfetti, hanno fatto tanto bene, hanno anche fatto del male, si sono fatti del male tra di loro e sono stati un problema per il mondo, non è che possiamo dire di essere stati solo dei benefattori. Questi genitori che erano anche idealisti ma erano anche affaristi, che erano anche pacifisti ma erano anche litigiosi, che erano anche missionari ma erano anche colonialisti, ecco, mi pare, adesso io non è che mi intenda tanto della storia, però quei poche cose che si studiano al liceo ci si fa un'idea che l'Europa insomma deve scontare anche dei peccati, non è che proprio sia un continente benefattore dell'umanità in senso ineccepibile, ecco, ha fatto tanto bene, ecco, però non si può idealizzare. Allora questa è la prima cosa che mi sembra percepisce un adolescente e quindi la nostra generazione, no? Che dice: sì, ecco, abbiamo dei genitori imperfetti, veniamo da una storia contraddittoria. E anche il modo con cui l'Europa si è configurata in questi anni indubbiamente ha dentro tante risorse, tanti aspetti positivi e tanti aspetti negativi. L'Europa, figlia adolescente di oggi, qualche volta mi sembra che sia troppo severa nel giudicare i suoi genitori. E mi pare che il livello complessivo della vita in Europa credo che la renda uno dei posti della terra in cui sia più desiderabile abitare, con tutto il male che se ne può dire, però indubbiamente le condizioni di libertà, le condizioni di benessere diffuso, le condizioni di possibilità culturali, le condizioni di anche di clima, mi sembra che se ci sia un posto dove si
cioè il tasso di cura per l'aria, per l'acqua, eccetera, è più alto che in altri posti, non che sia diciamo ideale, però insomma mi pare di aver capito che la preoccupazione che noi abbiamo per il clima è scarsamente condiviso da altri continenti, e quindi per dire insomma che dire solo male dell'Europa, sia dal punto di vista delle condizioni di vita, sia dal punto di vista del contesto ambientale, sia dal punto di vista della vivacità culturale, ecco, forse è un giudizio troppo severo, che mi pare sia abbastanza comprensibile o comunque piuttosto ovvio da parte di un adolescente, però insomma non è proprio un'espressione della saggezza. E quindi ecco, questa figlia adolescente che si prepara a questa nuova primavera, se Dio vuole, è un po' troppo severa forse nel giudicare i genitori che l'hanno generata. E però ecco, vive l'adolescenza. L'adolescenza, adesso prendo questa immagine perché mi è sembrata utile, l'adolescenza è un'età di insofferenza, quindi questo atteggiamento reattivo che noi spesso qualifichiamo dicendo una politica fatta di slogan e fatta di litigi, di dire adesso io me ne vado, è un po' naturale nell'adolescenza. E quindi questa insofferenza, questa accusare in modo spietato l'altro di essere il colpevole di delle cose che vanno male, di prendersela con le istituzioni come fossero un elemento oppressivo e ingombrante, e vedendo soltanto questo aspetto della burocrazia, ecco, fa parte di questa insofferenza dell'adolescente. Però io confido che l'adolescenza abbia anche quella riserva di idealismo, quella disponibilità a lasciarsi appassionare da una promessa di felicità, così come di felicità, di riuscita, di sogno, come diciamo noi, ecco, quelle capacità che forse noi di una certa età, un po' forse pensando di essere più realisti, guardiamo come ingenuità. E quindi l'adolescente, ecco, ha una visione del mondo, ha una capacità di creare sogni, di perseguirli, di appassionarsi, che forse noi non abbiamo più. Ecco, però a me sembra che questo idealismo, che questa riserva di speranza che è seminato nel cuore di un adolescente, si incontra con delle debolezze, cioè mi pare di dire, ecco, forse per appassionare i giovani all'Europa, oltre che rendergli facile la vita, possibile viaggiare, facile conoscere le lingue, trovarsi a proprio agio a Berlino, a Parigi o a Barcellona, desiderare di fare l'Erasmus, ecco, tutte queste cose sì, sono cose diciamo interessanti, no? che però evidentemente vanno più nella direzione di accontentare un desiderio o un capriccio persino, piuttosto che quello di mediare una promessa che persuada a un cammino, a assumersi responsabilità, a decidersi a mettere mano all'impresa, no? Quindi che uno si diverta andando in giro per l'Europa perché non ci sono le barriere, si paga in euro, si capisce la lingua, ecco, sono tutte cose che dicono, bisogna riconoscere che sono un grande vantaggio, ma per che cosa? Ecco, il senso della marcia, come ricordava all'inizio Armelloni, ecco, rimane la questione, no? Quindi chi è che appassionerà questi giovani? E a me sembra che dobbiamo riconoscere delle debolezze, dobbiamo riconoscere le debolezze della politica, questa politica che appunto guarda al presente come
a un luogo di contenzioso, di polemica, in cui quello che serve sono trovare lo slogan appropriato ed efficace, oppure prendere una parte di quello che succede per farlo diventare il tutto e farne diventare la notizia che impatta, no? Tutti questi strumenti che mirano più a cercare il consenso che a servire il bene comune, quindi una politica così, ecco, che non mostra, almeno per quello che ne percepisco io, la capacità di affascinare a un progetto, ecco, quindi questa è una debolezza. Quindi quella già tradizionale, no? della debolezza della politica, che è lo scarso rapporto con la popolazione, con la gente, no? Ecco, questo che da tanto tempo si dice, qualche volta sembra che ancora si aggravi, perché il rapporto con la gente viene mendicato sollecitando emozioni più che invitando a collaborare, a appassionarsi per un progetto o per un sogno, come diciamo noi, no? Quindi la debolezza della politica. A me sembra che questa è vera, è seria, però ecco, non è neanche l'unica debolezza di cui noi dobbiamo prendere atto. A me sembra, e lo dico perché questo è quello che mi riguarda di più, mi sembra che ci sia anche una debolezza delle chiese, cioè questo il Centro Ecumenico per la Pace, che appunto ha di suo, nel suo programma, nella sua intuizione, l'idea che le chiese possano essere, le comunità cristiane insomma, possano essere capaci di promuovere la pace, ecco, questo è senz'altro un dovere delle chiese, però a me sembra che oggi le chiese siano deboli, cioè meno capaci di incidere nella vita delle persone, meno significative nei loro discorsi e nella loro capacità di indicare una meta. Quindi questa è una responsabilità che abbiamo noi, no? Le chiese d'Europa, come ho potuto percepire anche partecipando al sinodo dei vescovi sui giovani, quindi in cui c'erano tutte le chiese del mondo, mi pare che un luogo comune a proposito delle nostre chiese d'Europa è che le chiese d'Europa sono chiese invecchiate e chiese stanche, no? Quindi questo è un altro elemento di debolezza. Il ricordo di San Benedetto, e quindi di uno che, a cui è attribuito il merito di aver fatto l'Europa, o almeno l'Europa occidentale, per la diffusione del monachesimo, è un'evocazione molto interessante, cioè dice che in un certo secolo, a partire dal VI secolo in avanti, un certo modo di vivere la vita di fede ha creato un tessuto per cui l'Europa si è sentita capace di aderire all'unica fede nel Signore Gesù, di parlare l'unica lingua, il latino, di vivere con una idea che l'uomo abbia una sua dignità perché è figlio di Dio e quindi in quanto tale, ecco, è un fratello, una sorella, non è uno schiavo, non è uno da sfruttare, eccetera, eccetera. Ecco, il monachesimo benedettino ha tessuto l'Europa e ha mostrato come una forza spirituale può unire un continente. Ora a me sembra che, a parte i danni che abbiamo fatto in passato con la separazione dei fratelli in chiese contrastanti e contrapposte, ecco, ma anche adesso invece la nostra debolezza, pur andando d'accordo, pur avendo iniziative ecumeniche di grande livello, però a me sembra che siamo deboli, ecco, quindi questa è un'altra debolezza dell'Europa, perché il richiamo ai valori cristiani, alla tradizione, è molto importante per renderci conto della qualità dell'eredità che abbiamo ricevuto. Ma la qualità dell'eredità non si può celebrare semplicemente come si può ammirare un museo dove ci sono delle cose preziosissime, invece deve diventare un fermento di futuro, cosa che in questo momento le chiese sembrano in difficoltà ad operare. E quindi questo è un altro elemento di debolezza. Un terzo elemento di debolezza che
rischia di non consegnare una promessa capace di entusiasmare questa Europa adolescente è la malattia delle parole logore, cioè anche il richiamo ai valori si esprime con parole che a furia di ripeterle sono logorate. E per esempio questo tema che è assolutamente determinante, che è per esempio la centralità dell'uomo nella economia, in tutti gli ambiti, ecco, cosa vuol dire la centralità dell'uomo? Chiaro che il modo con cui questa parola si è realizzata è diventata l'insindacabilità dell'individuo, no? Il fatto che uno dice, infine, io sono la verità, io sono quello che decide il bene e il male, io quello che voglio io è quello che è giusto. No, quindi ecco questa centralità dell'uomo che tutti per forza di cose dobbiamo ribadire e desiderare, però è una parola logora che non riesce a convincere che l'Europa sia originale per questo, e quindi la parola si è logorata, come il tema della solidarietà. Ecco, che cosa vuol dire questa parola solidarietà? E questa solidarietà inclusiva, questa solidarietà capace di condividere quello che ha, ecco, che cosa vuol dire? Anche questa si è logorata. E anche un'altra parola determinante che si è logorata è quella del futuro, no? il futuro promettente, ecco, è un'immagine che evidentemente è necessaria per sognare, per entusiasmarsi a costruire qualcosa. Questo futuro promettente in realtà mi sembra che ci siamo impegnati molto a dimostrare che è un futuro minaccioso, cioè l'aria che tira mi sembra che induca a pensare: guardate ragazzi, oggi le cose vanno male, ma di sicuro domani andranno peggio. Ecco, quindi come, che tipo di futuro promettente possiamo trasmettere con questa lettura? Ecco, a me sembra piuttosto problematico. Quindi questi sono tre elementi di debolezza. Ora, a me pare che si possa dire come possiamo elaborare un linguaggio, un discorrere, una possibilità di alimentare il sogno, perché non sia soltanto un appello retorico. Ecco, è chiaro che c'è un aspetto che forse voi che siete esperti possono dire, no? Che l'Europa è una condizione necessaria, cioè non è che sia una scelta, se vogliamo vivere non tanto per chissà quale sogno, ma per restare vivi in questo mondo in cui i giganti dell'economia e del potere mondiale rischiano di prevaricare, e dunque dobbiamo unirci, perché altrimenti non contiamo niente e diventiamo una colonia di qualche altra potenza mondiale, no? Quindi c'è un aspetto che spinge l'Europa, che è l'interesse, che è l'importanza di avere un ruolo, di poter garantirsi un benessere, eccetera eccetera. Ecco, io però questo non riesco a parlarne, non sono argomenti di cui sono competente, e invece io credo che una assemblea come questa, quindi di gente qualificata, pensosa e appassionata, deve farsi carico invece di una operazione culturale e spirituale. Ecco, questo mi sembra il compito che io vorrei assumermi per quel tanto che mi compete, che io vorrei raccomandare alla Chiesa di Milano per la responsabilità che ho e che io vorrei sollecitare da parte di tutti. Un'operazione, una missione che è culturale e che è spirituale, dove per spirituale vuol dire che, almeno da parte mia, ecco, da parte dei credenti, ecco, questa centralità dell'uomo non è l'esasperazione dell'individuo, dell'importanza dell'individuo, ma è l'annuncio della dignità dell'uomo e della donna perché sono figli di Dio.
Quindi c'è una interpretazione dell'essere uomini e donne che ci abilita alla dignità e alla libertà e che ci impegna alla solidarietà e alla fraternità, perché siamo figli di Dio. Ecco, l'Europa che appunto cancella Dio dal suo orizzonte e induce persino la Chiesa, no, a dire: tu Chiesa sei importante perché fai tante opere buone, ma il tuo messaggio di speranza, di vita eterna, questo lascialo, dillo in privato, ecco, parlare della vita eterna è una roba di cattivo gusto, no? Ecco, quindi a me sembra che questa idea della dignità dell'uomo e della donna, che è legata non soltanto al pur doveroso riconoscimento giuridico, ma proprio a chi è l'uomo e a chi è la donna, chi è la persona, ecco, questo è un'impresa spirituale e culturale. E credo che questo sia un compito che noi dobbiamo svolgere, che la Chiesa deve svolgere e deve annunciare il Vangelo, ecco, questo tema dell'uomo che è uomo, che è, in quanto è figlio di Dio, fa sì che l'uomo non sia considerato come l'individuo isolato, ma come una intrinseca vocazione alla fraternità, cioè l'essere persone che si vogliono bene non è, diciamo, un invito ai buoni sentimenti che la nonna può rivolgere quando vede i nipotini litigare, ma è la natura dell'uomo che si realizza solo nella comunità. Ecco, questo tema dell'essere comunità che i padri fondatori hanno messo nell'Europa, ecco, è una delle cose che ha un suo fondamento teologico e filosofico e culturale. E quindi il fatto dell'interesse per stare insieme nel pollaio non può produrre un sogno, può produrre anche una buona sistemazione dignitosa in cui si mangia abbastanza, però non è, ecco, il sogno. Quindi secondo me questa idea di un'operazione spirituale che approfondisca il tema della verità dell'uomo, di un'operazione culturale che interpreti e che reinterpreti tutte le discipline, ecco, questo mi sembra un compito che noi dobbiamo assumerci. All'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università Cattolica, il tema dell'Europa è stato il tema della prolusione e anche del discorso del rettore, no? Quindi vuol dire l'università, le università, ecco, questo sono, mi pare, quelle istituzioni che devono essere impegnate a creare questa nuova cultura o a rigenerare un umanesimo. E questo bisogna che qualcuno prenda l'iniziativa, non è che viene fuori così perché si dice fatelo voi, ecco, mi pare che questo sia un percorso da affrontare. Poi mi pare che un'altra operazione culturale e spirituale interessante è promuovere gli incontri tra i popoli. E quindi questo tema delle chiese, dell'ecumenismo, come anche tante iniziative, nate nella Chiesa Cattolica, ma anche in tante altre forme, e tante iniziative di livello proprio giovanile che sono presenti, ecco, forse queste possono creare quell'immagine di una comunità che non è appunto semplicemente un appello retorico, ma è una rete di amicizie. Ecco, quindi questi due, adesso io vorrei anche fermarmi qui perché appunto non, forse ho già preso troppo tempo, però ecco, questa, io quello che vorrei ribadire è che questa Europa adolescente ha bisogno di promesse che siano affidabili e che non siano solo dell'accontentare dei capricci, ma dell'aprire delle prospettive promettenti. E quindi io credo che gli adulti che siamo qui, le responsabilità che abbiamo, ci invita a questa operazione più spirituale e culturale piuttosto che retorica
e diciamo funzionale, ecco, dimostrare l'utilità che ha l'Europa. E questo è quello che io spero e quello per cui anch'io, per quello che mi compete, vorrei impegnarmi nella persuasione che, come ha fatto Benedetto, come hanno fatto Cirillo e Metodio, patroni d'Europa, alla fine noi avremmo bisogno anche di santi, ecco, cioè di cristiani convinti che si dedicano a questa missione e sentono che è una missione per cui vale la pena di spendere la vita a costo, come diceva Guzzetti, di finire come i profeti, che insomma sono stati maltrattati dal loro tempo per diventare poi molto importanti negli anni a venire. Noi speriamo di essere trattati bene anche, però insomma quel che sarà sarà. Grazie.